Bella canzone, incontra Matteo Alieno, ciao. Ciao, bella canzone. Siamo qui nel tuo studio, nel tuo bunker. Dove ci troviamo? Raccontaci un po'. Ah, ci troviamo nel mio studio, e dove nasce un po' tutto. In realtà nascono gli arrangiamenti dei pezzi, perché comunque le canzoni nascono spesso a casa. E questo è un luogo che mi piace pensare proprio come un laboratorio, più che un luogo, cioè non è molto intimo paradossalmente, anche se è piccolino, però qua si riesce un po' a fare tutto, invito musicisti o suono io le cose, insomma, vari strumenti qui, e facciamo le preproduzioni qua, poi le porterò in studio al T-Rex con Tony Puglia, proprio a fare la produzione effettiva dei brani, e quindi che per farli suonare molto meglio, insomma. Appunto, l'hai nominato tu, Tony Puglia, com'è nata la collaborazione con lui? Allora, è nata grazie a Oniro, che è la mia casa discografica, e no, la mia, la casa discografica con cui lavoro, ed è un'occasione importantissima, è stata, perché lui, secondo me, è un grandissimo produttore, e che io stimo, e oltre ad essere un produttore, diciamo che è anche un maestro, poi ha tante altre cose, psicologo, tante altre cose, però insomma mi aiuta parecchio lui a rendere molto meglio, a rendere molto migliore la mia musica. Per me è fondamentale questa cosa, per me devo solo migliorare nella vita, per me la priorità è quella. Ho sempre fatto musica da quando, cioè fatto, ho sempre scritto canzoni da quando ho 6 anni, scrivo, e per me è sempre contato solo suonare meglio, scrivere meglio, migliorare nella musica, e lui è veramente un maestro. Sono onorato di poter lavorare con lui, e ringrazio infatti Oniro che mi dà questa possibilità e questa libertà artistica di poter lavorare come posso io, come riesco io. Proprio in questo studio nascono le mie canzoni, gli arrangiamenti, ripeto, delle mie canzoni che curo io all'inizio, quindi è proprio libera la mia, anche con Tony è liberissima, insomma, la musica, senza guinzagli, diciamo, è super, come dire, spontanea e allo stesso tempo sperimentale nel vero senso della parola, perché lì è pieno di strumenti, varie sale, lo studio che è molto è frequentato da varie persone, quindi si mischiano tutte anche le influenze, è bellissimo, un bellissimo ambiente. Anche qua sto cercando di creare il mio micro ambiente, insomma, facendo venire i miei amici musicisti. Sono tutti ragazzi che passano, le porte sono aperte. Venite tutti, accorrete numerosi. E invece con Oniro com'è avvenuto l'incontro? Allora, io ho prodotto un ragazzo che si chiama Grain, che è un mio amico tuttora, e l'ho prodotto in un periodo, insomma, in cui mi dedicavo anche alla produzione per gli altri. Sinceramente mi divertiva, e oltretutto per i miei amici è sempre un piacere poter dare una mano, come è sempre un piacere quando me la danno a me. Quindi poi vabbè, adesso ci siamo anche un po' staccati, abbiamo preso strade diverse, ma continuiamo a essere grandi amici, siamo entrambi non Oniro, e appunto sono stato contattato dall'etichetta inizialmente per le produzioni sue. Poi dopo, proprio durante l'incontro, io ho detto che in realtà non volevo fare il produttore nella vita, non ho mai voluto essere un produttore per gli altri. Da sempre scrivo canzoni e penso che purtroppo è una sorta di ossessione, potremmo dire, per sempre, spero che scriverò canzoni sempre meglio per me, e niente, sono stato contattato da loro per questa motivazione. Poi dopo fortunatamente hanno apprezzato la mia visione, la mia forma d'arte, e da lì abbiamo iniziato a lavorare subito. E mi trovo benissimo perché appunto lascio una libertà artistica veramente
non indifferente, soprattutto perché viviamo in un mondo in cui chiaramente le persone con cui lavori è possibile che ti filtrino un po', no? Soprattutto un lavoro artistico. E invece con loro è proprio una collaborazione bella, una grande famiglia e aiutano parecchio. E invece, com'è nata proprio la tua passione per la musica? Allora, io appunto, ripeto, scrivo canzoni da 6 anni con mia madre, perché mia madre suonava il pianoforte a casa, insomma, in salotto, io spesso scrivevo i testi, ovviamente testi a 6 anni, scrivevo tipo, la mia prima frase è "Credici, ti troverò un confine", che non vuol dire niente in realtà. O tutto, magari ormai Non si sa in le canzoni realtà. sono queste, no? Quindi in realtà mi è piaciuta molto fin da subito la musica. Già era scritto secondo me in me. Mia madre suona il pianoforte, chitarra d'orecchio, mio padre ha origini sudafricane, è sudafricano io dico sempre mia madre armonia, mio padre ritmo. È un po' un miscuglio di queste due parti della musica e da sempre ho ascoltato i cantautori, la musica rock. E niente, ho studiato chitarra sia alle medie musicali, suonando in un'orchestra, sia poi dopo proseguito al conservatorio, che poi ho mollato perché non volevo fare il musicista classico, diciamo, anche se comunque la base è importantissima di quella musica. Però comunque ho proseguito lo studio per conto mio e niente, poi piano piano sono arrivato dove sono adesso a scrivere le canzoni, come ho sempre fatto in realtà, quindi non è cambiato ben poco. E invece ti ricordi la prima canzone che hai cantato in pubblico? Qual è stata? Dipende che pubblico, se intendi padri, madri e zie, Per la probabilmente. famiglia? Per la famiglia probabilmente quella, Credici si chiama, che un giorno forse pubblicherò, tanto il testo più o meno me lo ricordo, non Ok. ho questa grande memoria io, però più o meno dai, si ripesca in qualche vecchio video, insomma. E invece ti piacerebbe scrivere anche per altri? Magari c'è qualche Sì. artista in particolare per cui ti piacerebbe, a cui ti piacerebbe magari regalare un brano, una canzone? Allora, guarda, io ti dico, ho già scritto per altri, non per artisti grossi chiaramente, neanche emergenti, insomma, amici. Mi piace molto il concetto proprio di ascoltare una storia che un'altra persona magari non riesce a rendere testo e io, se posso dare una mano, mi piace proprio analizzare e cercare proprio di estrapolare quel concetto che non riesce a uscire fuori. E, sinceramente, uno. Oddio, devo pensarci perché chiaramente immagino, devo dire un interprete, insomma. Guarda, se Jovanotti potesse Penso cantare una canzone scritta da un altro, penso che qualcosa l'abbia fatto, di sì. qualche testo. Lanciamogli un Jovanotti, appello. assolutamente. Jovanotti, se ti serve una canzone scritta male, ci sono io. Se no, altre Pace. persone ci sono scrivono belle canzoni. E invece quanto è stato importante e quanto è importante Roma, quindi la tua città, per la tua crescita musicale? È importantissima, importantissima perché è proprio un tripudio di emozioni, proprio sia da una parte la ami, da una parte la odi, lo dicono un bel po' di persone, un bel po' di romani la pensano così, credo, perché ha le sue difficoltà, è molto caotica, è molto opprimente, diciamo, per alcuni versi, per altri è la città più bella del mondo. Quindi, no, poi non è che voglio risultare presuntuoso, però io mi sento fortunato ad abitare qua e devo dire che penso le passeggiate per Roma sono il mio passatempo preferito, probabilmente. Mi piace proprio passeggiare, ammirare
poi ogni volta scopri un luogo diverso, nonostante io sia romano, magari un giorno sbuco in un vicolo che non avevo mai visto in vita mia e rimango sempre meravigliato, quindi ti direi questo, è importantissimo, per me è fondamentale, sia per i lati negativi che i lati positivi, è tutto, come si diceva, fa tutto a brodo, insomma. Invece vuoi parlarci del tuo singolo, Non mi ricordo? Allora, il mio singolo Non mi ricordo, in poche parole, è il mio primo singolo. È un singolo molto ironico come scrittura, molto leggero. Parla di, del fa- proprio che, insomma, racconta questo mio lato, la mia un po' scarsa memoria che ho spesso sulle cose, diciamo, della vita, riguardo, cioè io, in poche parole, mi dimentico spesso ciò che fa parte della vita quotidiana, perché ho un po' la testa da un'altra parte, lo ammetto, infatti poi nel pezzo dico che sono fatto così, perché sto sempre a pensare alle mie cose, a quelle cose noiose, tipo la filosofia, il senso della vita, l'esistenza, queste cose qui, e quindi... Quando, diciamo, le chiavi di casa me le dimentico, la luce la lascio accesa, la porta non la chiudo, quindi spesso mi è capitato di rifare i documenti perché il portafoglio l'avevo perso e... niente, quindi uscita, succede, dai, succede più o meno a tutti, dai, un certo sì. Punto, chi è che non si, insomma, nessuno penso è sempre sicuro che ha chiuso la macchina quando esce. Mai. Nessuno, quindi, proprio, quindi... Nessuno. Ti capiamo tutti, penso. Parlo in nome della comunità, della popolazione italiana, che ti capiamo tutti. Dovrebbero inventare... Io ho sempre pensato a una cosa. Tipo, adesso che stiamo a monitorare tutto, no? Un oggetto che poi, una specie di GPS, ti dice le chiavi le lasciate in camera. Io... avrei risolto. Esatto. Cioè, oppure tu esci di casa e le chiavi tipo fanno un rumore perché mi, esatto, mi stai dimenticando a casa. Esatto, queste cose qua secondo me in futuro importanti. Cioè, esatto. Un appello alla scienza. Esatto, l'appello alla scienza. Ma un altro appello è a te che stai lavorando al tuo primo disco. Sì. Che cosa ci vuoi anticipare riguardo questi brani, questo album? Allora, è molto variegato, innanzitutto. Cioè, già il secondo singolo che uscirà prossimamente è diverso da Non mi ricordo, sicuramente, e il terzo sarà diverso. Quindi voglio lavorare molto su questo effetto sorpresa, per quanto potrà essere, insomma, una sorpresa. Però mi piace pensare di essere libero. Apprezzo molto i dischi, io per esempio, dei vecchi degli anni 70, dei cantautori, perché hanno dischi molto molto liberi. Questo disco sarà lo stesso, ovviamente non mi sto paragonando, però proprio come visione, è un disco suonato, ci sono le persone dentro, non i computer, e paradossalmente, nonostante io mi chiami alieno, è un disco molto umano, c'è molta umanità dentro, ci sono esseri umani che sono strumenti, quindi credo molto in questo, anche perché un po' si è persa, nonostante il computer come questo che qua dietro di me serva molto, perché dà una grossa mano sicuramente, anche le persone si avvicinano alla musica, è una cosa bellissima, però credo che sia giusto che ci si provi ancora a fare un disco suonato e composto da persone, da musicisti. Poi credo molto nello studio della musica e mi capita spesso di collaborare con musicisti, con altri artisti. E questo disco sarà pieno di musica, solo musica, perché per me è il centro della mia vita, poi gli altri hanno il loro centro, insomma. E quando uscirà? Sai più o meno il periodo? Non lo so, non okay. È perché non voglio dirlo, ma io stesso non lo so ancora, perché siamo proprio in piena fase di arrangiamento, quindi non ci voglio pensare. Restiamo in attesa e ti ringraziamo, e se vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Grazie mille, Bella Canzone, io vi saluto tutti e vi ringrazio veramente di cuore.
per essere passati da me a intervistare.